Ho, ho, ho! So many Christmas letters! Il videogioco è ancora indietro rispetto ad altri media. Indietro rispetto ad altri media! Vai a fare in culo! Zetta! Decidere se bannarti o meno. Dovete smetterla di dire che il videogioco fa schifo. Io mi sono rotto il cazzo che da quando leggo, da nei decenni questa parte, questi qua che scrivono sui siti dicono il videogioco fa schifo. Dovete smettere di dire che fa schifo. Il videogioco è il cinema che fa schifo. È la letteratura che fa schifo. È la musica che fa schifo. Tutti gli altri media sono indietro rispetto al videogioco. Il videogioco è sempre stato all'avanguardia. È una struttura più avanzata. È una arte. La decima arte. È un'altra arte avanzata. Basta dire che fa schifo il videogioco. Questo è il primo che lo dice apertamente. Ma tutti dicono che fa schifo il videogioco. Questi qua che parlano di videogiochi, che rompono il cazzo col videogioco che deve assomigliare al cinema. No, state dicendo sotto traccia che fa schifo il videogioco. Il videogioco non fa schifo. È meglio del cinema il videogioco. È più immersivo di un'opera cinematografica. Per l'appunto ci sono opere violente nel videogioco e opere non violente. Ci sono vari generi nel videogioco, come ci sono vari generi nei film. Solo che nel film te lo devi subire. Te la devi subire. Nel videogioco la storia te la crei tu. La vivi tu in prima persona. Il videogioco è molto meglio di quella merda di cinema che ogni volta mettete come riferimento. È passiva. Il cinema è un'opera passiva. Il videogioco è un'opera, è un media attivo, cazzo. Solo questo lo rende superiore al cinema. O anche alla letteratura. La letteratura c'ha la potenza che ha un'immersività. Cioè, per l'appunto, forse il libro, la letteratura è la cosa, anche a livello di immaginazione, ha la stessa potenza del videogioco, potremmo paragonare. Per le emozioni che scaturisce e quant'altro, ma non... Cioè, non... Non può, il videogioco non è indietro a nessun altro media. Il videogioco è superiore agli altri media. Dovete smettere di dire che è indietro. Mi sono rotto il cazzo, perché siete persone che non amate il videogioco e basta. Io che amo il videogioco non mi azzarderei mai a dire che è un media indietro. Il videogioco, ci ho fatto anche un video. Il cinema, che cosa sta sfornando ultimamente? Cosa fa il cinema ultimamente? Fa Sonic, fa Resident Evil, fa Uncharted, Assassin's Creed, Super Mario. Vogliamo continuare? È il cinema che pende dalle palle dei videogiochi. La musica? Quanti prodotti musicali, a parte i social, passano, hanno successo attraverso il videogioco? Quanti musicisti di valore sopravvivono grazie al videogioco? Io ho dei miei miti che ascolto, musicisti che ascolto. Cell Dweller, la Fixed come casa discografica. Andy Della Plega, che è il cantante dei Combichrist. Oltre che i Combichrist hanno fatto addirittura la colonna sonora di DMC. DMC sicuro gli hanno fatto la colonna sonora. Andy Della Plega poi ha fatto tutta la colonna sonora del Blade. Ci abbiamo fior fiori di musicisti che lavorano grazie ai videogiochi. Kojima, che ha selezionato per Death Stranding tutta quella rosa di artisti che ha fatto vendere i dischi a quegli artisti suoni. Calma. Calma con questa storia che il videogioco è indietro. E tutti pendono dalle palle del videogioco oggigiorno. Su Twitch, le pornostar, le OnlyFanser, gli attori, i presentatori, stanno lì a giocare ai videogiochi. Cioè, io ho visto Catalan giocare The Last of Us. Sicuramente era una marchetta. Nicole Ronchi giocare ai videogiochi, Valentina Rappi e Sasha Grace che si sono fatti le run su The Witcher 3 sono delle brave giocatrici. Vediamo delle cosplayer che non gliene... Le cosplayer che sono delle modelle, spesso come dire ci sono delle cosplayer che sono io che non sono giocatrici, ma hanno reinventato il loro essere modelle attraverso il cosplay. Cioè, calma a dire che il videogioco è un media indietro agli altri media. No! Tutti gli altri media in questo periodo storico dipendono dal videogioco. E il videogioco fa guadagnare un sacco di soldi alle aziende. Quindi smettete di dire che è inferiore ad altri media. Il videogioco non è inferiore agli altri media. Basta. Cioè, questo l'ha pure scritto nero su bianco. Cioè, almeno gli altri hanno l'accortezza. Gli altri che scrivono le cose hanno l'accortezza di farle super cazzole. Di parlare che un videogioco mediocre è grande perché assomiglia a un'opera cinematografica.
almeno dicono quello, dicono così. Un videogioco è bello, ma non dire è inferiore, non è inferiore, è superiore. Il videogioco è superiore a tutti gli altri media, smettete di parlare male del videogioco. E questo qua è la dimostrazione, questo articolo, di quello che penso io, che combatto da tanto tempo quando si parla di videogioco e arte. E tutti pensano, questi che parlano di videogioco e arte, penso che il videogioco faccia schifo. Il videogioco non fa schifo, non fa schifo, ha una sua dignità e non si deve vergognare rispetto agli altri media. Il che si potrebbe riassumere una grande problema che mantiene da fuoco. Ma come si può invece rappresentare attraverso una meccanica l'innamoramento? Le visual novel! Le visual novel! I date sim! Ci sono anche storie d'amore nel videogioco. C'è anche tipo Never Alone, che parla dell'amore tra il personaggio è il suo animale domestico, cioè l'amore, l'amore di affetto. Brothers Two Souls di Fares ha raccontato l'amore in tutti i suoi videogiochi, e certo, vabbè, Way Out, però gli altri videogiochi parlano di amore essenzialmente, di problematiche in amore o di lutto. Cioè, il videogioco, come la depressione invece, cazzo, c'è cioè, cazzo, l'abbiamo trattato noi su Cugin, il videogioco che parla della depressione. Ce ne sono un sacco di videogiochi che parlano della depressione. C'è Space for Unbound che ho portato. C'è... come cazzo si chiama quello là che parla del tumore? Del tumore parla, di come vivere, come la vita col tumore. Anche custom made, sì. Potremmo parlare anche... c'è l'innamoramento nel videogioco, c'è la depressione nel videogioco. Actual Sunlight è un altro gioco che parla di depressione, ma mo se ci penso me ne vengono un botto. Poi abbiamo Tell Me Why, che quello parla sia di storie d'amore che di malattia, cioè non mi pare che in Tell Me Why vanno sgozzando persone, nell'esclusiva Microsoft. Dove esiste il mondo dove fai del bene che hai subito del bene? Cioè è normale che un videogioco tratta anche la telematica di fare del bene, di tutte queste robe in modo complesso, perché la vita è complessa, che dobbiamo prenderci in giro? È anche bello quello, cioè che palle sarebbe un videogioco, cioè che tutti si vogliono subito bene, non c'è da affrontare la... non capisco che cazzo vuoi, questo tutta gente, smettete di giocare ai videogiochi. Se ci mettiamo a cercare, c'è tanti titoli che parlano in modo maturo oggigiorno, cioè veramente non stiamo più nel 97-2000. Io potevo capire questo discorso, me lo facevo nel 97-2001, che ok, c'erano cose oscene, ma era pure contestualizzato all'epoca, ricordiamo per l'appunto. Non si può più ignorare l'elemento dotato di peso fondamentale, ovvero la pura semplice richiesta. Il pubblico prova videogiochi violenti, ne ha fatto esattamente una la sfida. Non è vero, Animal Crossing vende un sacco di copie. Non mi pare che tutti quelli che giocano Animal Crossing o The Sims bramano la violenza. Solo tu giochi The Last of Us Parte 2, non è che esiste solo The Last of Us Parte 2, bello mio. Non esiste. Tu stai insultando The Last of Us. Hai ragione. The Last of Us Parte 2 fa schifo perché non riesce a fare una narrativa decente e sfoga nella violenza. La cosa più semplice da fare, per l'appunto, è quello che noi ci incazziamo della narrativa del secondo capitolo, dove tutto è banalissimo. Quando il primo, bene o male, per quanto fosse una soap opera, aveva dei concetti. Il primo capitolo della storia. Il secondo è stupido. Cioè, questa qua ragazzina che impazzisce, che deve vendicarsi. È pretesto stupido, narrativamente stupido, la violenza estrema senza motivo nella Last of Us Parte 2 è molto, cioè, e The Last of Us Parte 2 fa schifo, non è che tutti i videogiochi che escono sono schifosi come The Last of Us Parte 2, bello mio. Scrivi, mi fa cagare The Last of Us Parte 2 per queste cose che stai scrivendo qua, semmai, ma non dire che tutti i videogiochi sono così, cioè stai generalizzando pensando che tutti i videogiochi siano The Last of Us Parte 2. Io non lo so, non sto concependo che cazzo vuole questo articolo. Toccati, i videogiochi sono sacri, cioè io sto qua perché i videogiochi sono sacri, per me è sacro il videogioco. Non puoi dire che è un prodotto una merda il videogioco, non puoi dire, non scrivere su multiplayer.it se ti fanno cacare i videogiochi, cioè tu qua stai dicendo che ti fanno cacare i videogiochi, allora non ci giocare ai videogiochi se non ti piacciono, non ti piace approfondirli, non ti piace scoprire, se non ti piace non ci giocare, smetti di giocare, smettete tutti di giocare voi che parlate di videogiochi qua, se non vi piace giocare. Basta.
cioè nel senso sta cosa veramente ogni volta la critica è per l'appunto, mo insulta anche gli sport, cioè perché? Cioè lo sport è una cosa bella, non possiamo fare sport, non possiamo giocare, cosa dobbiamo fare nella vita solo? Se viene visto tutto negativamente, sia giocare che fare sport, attività fisica, cioè, non si può né giocare né attività fisica oggi, cioè, madonna, mi pure a questo livello stiamo arrivando a fare il moralismo? E dai, che palle. Videogiochi violenti si prestano a soddisfare i nostri bisogni psicologici perché sono progettati in modo da consentire di ottenere un senso di controllo e realizzazione. E quindi anche il gioco è così. I nostri bisogni psicologici perché sono progettati in modo da consentire di ottenere il senso di controllo e realizzazione. È lo scopo del gioco, dello sport. Uno che fa arti marziali e si fa un mazzo tanto a imparare quella mossa di arti marziali è per ottenere controllo e realizzazione. Nella vita tutti viviamo per avere controllo e realizzazione di noi stessi. Cioè, siamo progettati per essere umani, non per essere delle fottute IA senza sentimenti. Avete rotto il cazzo questi discorsi? Cioè, io non posso essere umano? Cioè, mi stai dicendo che non posso vivere da essere umano? Devo vivere come un robot? È normale, cioè la vita è controllo e realizzazione. Cioè, se no saremmo tutti schiavi, cioè saremmo tutti schiavi del padrone. Cioè, ci sarà sempre un Garibaldi, un Kuntakinte, uno che si ribella perché vuole controllo e realizzazione. La società va avanti, non siamo tutti schiavi che dobbiamo abbassare la testa nella vita. Non dobbiamo avere idee, voglia di lottare, voglia di fare qualcosa. Non siamo delle macchine che eseguiamo gli ordini muti in silenzio. E il videogioco fa quello, lo sport fa quello. Incanala questa roba nostra. E stai criticando quello per cui esiste il gioco. Qualsiasi cosa nella nostra vita, cioè è normale. E la violenza è anche quello essenzialmente, purtroppo. È una cosa malsana la violenza di controllo, è il lato malsano dell'essere umano. Non è ne tratta la caratteristica escluso gli aspetti spaziali della trattazione del tema, si ritaglia un ruolo da protagonista forzato al punto tale che oggi fra le migliori storie d'amore raccontate ai videogiochi la classifica tramite proprio il rapporto figlio Kratos e Atreus. Ma che cazzo siete voi che rompete il cazzo con Kratos e Atreus, Joel ed Ellie, Yuna e Tidus? Cioè, siete voi che rompete il cazzo con queste storie d'amore della minchia quando ce ne sono di migliori. E siete voi che divulgate queste storie d'amore in ambienti violenti. Cioè, siete voi che avete reso grandi delle opere che sono parlano di guerra. Volete parlare? Parlate di tutte quelle opere, rompete il cazzo. Perché all'epoca un Kojima, tutte quelle robe Resident Evil sono diventate famose perché c'era qualcuno che ne parlava. Cioè, l'ho detto nell'altro video, cioè nessuno aspettava di Origin System di LucasArts necessariamente. Si scoprivano nuovi prodotti. Toby Fox ha creato, cioè, li stai citando, Kentucky Road Zero, Outer Wilds. Ci sono i titoli, siete voi che dovete scrivere di sti titoli, dovete ossessionare. Io non vedo articoli su Undertale, non vedo articoli su Outer Wilds e su Kentucky Road Zero. Vediamo Karmazu. Proprio vedere, avete parlato di Karmazu? Vediamo. Speriamo che l'avete recensito. Provato Karmazu. L'avete solo provato Karmazu. È un altro titolo che non vi dico, non lo state proprio trattando. Siete voi il problema, non sono i videogiochi, siete voi che non trattate queste opere. The Last Campfire nessuno ne parla. Giusant, cioè dovete riempire voi il sito. Come fate la cazzata su The Last of Us? Rompete il cazzo ogni 5 secondi con un articolo su The Last of Us, tutti i siti, su Death Stranding, tutti questi titoli violenti. Cominciate a far rompere il cazzo a tutti quanti su questi giochi non violenti. Fatevi la retrospettiva su To The Moon, sui giochi sviluppati dagli autori di To The Moon, che non hanno fatto solo To The Moon. Parlatene dei giochi, parlate come io ne parlo sempre nelle live, faccio spuntare questi titoli.
Solo che io sono seguito da 10 persone. Quando sto gioco lo scemo, là sono in 50 solo. Voi avete milioni di click. Se cominciate a fare solo articoli dedicati a Karmazu, vi fate le pippe su Karmazu come ve le fate su The Last of Us, vedete che il videogioco cambia, diventa meno violento, ma dovete diffondere voi il verbo, dovete rendere voi appetibili questi giochi, dovete far voi far conoscere questa roba al mondo là fuori, oltre a COD. Dovete far voi il vostro lavoro. Se il videogioco non è, come dici tu, è colpa tua, guardati in faccia e sputati in faccia. Colpa tua. Non è colpa dei videogiochi. Smettete di insultare i videogiochi ogni volta. Che mi fa incazzare a me a bestia sta cosa. Karmazu non avete proprio un cazzo, Karmazu. Eppure dovreste metterlo ovunque, Karmazu. Almeno una recensione dategliela, fatela, cazzo. Che l'ho fatta. Cugino, ho fatto la recensione di Karmazu. È un gioco pacifista, porca puttana. Sky, Children of the Light. Sky, Children of the Light, nessuno ne ha mai parlato. Perché è schifo, esce un gioco mobile. E finire di parlare male del videogioco. Il videogioco è una figata pazzesca. Dai, smetti di dire che fa schifo. Per favore, non mi fate incazzare. E invece di dare le sentenze, credere che il videogioco si riduce al vostro cazzo di orticello, forse solo PlayStation, cioè, il mondo là fuori è vario, cioè tutti noi giochiamo a un sacco di roba. Ha insultato tutti i videogiochi senza pensare che là il mondo dei videogiochi è ampio. È infinito il videogioco. Il videogioco non fa schifo. È la migliore delle arti. È superiore alle cacate che ti guardi tu al cinema. Vaffanculo. Che cazzo. Cioè, non sopporto quando mi si dice che il videogioco fa schifo. Il videogioco non fa schifo. Non fa schifo. Cioè, semplicemente si è inventato delle cose di sana pianta e è andato su una sua tangente per giustificare il fatto che ha detto che i videogiochi oggi sono violenti, quando non è vero. Lì fuori ci sono tanti giochi che vendono. Allora, la maggior parte dei grandi videogiochi, quelli che vendono milioni di copie, vincono i premi più ambiti e sono ancora con meccaniche di gioco violente. Perché? Il Take-Two è violento? Ricordate, il Take-Two si faceva del male a qualcuno? Cominciamo già così. E poi si è dimenticato di Take-Two. Di Take-Two che ha vinto il GOTY, che non è violento. E oggi sta cambiando il mondo. Esistono un sacco di videogiochi non violenti. C'è tutto un sottobosco del game design della non violenza. Divulga. Mancoso. Vai, cerca. Tutti i videogiochi con game design non violento. Vai, parti da Karmazu e vai su tutti gli altri titoli che esistono oggigiorno. Ce ne sono un sacco, non c'è solo To The Moon. Soprattutto Nintendo ce ne ha, tutti i puzzle game. Tutto il mondo puzzle, cioè Talos Principle vende un botto. E non mi pare che si ammazzano roba in Talos Principle. E che cazzo? Cioè, nel senso, nella vostra testa esistono solo quei due o tre giochi violenti. Che li giocate solo voi con la roba. Fuori c'è gente come me che non gioca solo con la roba. Non tollero quando viene trattato con questa sufficienza il videogioco, denigrandolo, facendo finta di dire il videogioco deve diventare più maturo, deve essere. No, e lo è già. Siete voi che siete ignoranti e non lo sapete. Siete ignoranti, cioè siete solo degli ignoranti che non sapete che il videogioco è un media maturo che regge tutto oggigiorno ed è a tutto quello che vuole, tutto quello che cercate c'è, esiste il gioco che fa per voi, lo dovete solo cercare, porca puttana. Giocati Short Hike e Short Hike puoi pure giocarti, ma c'è tanta di quella roba là fuori che non c'ha violenza, se proprio ti manca, cioè ti dà fastidio la violenza, E questo qua ha detto che i videogiochi sono tutti violenti, cioè ha ignorato l'esistenza anche di robe come Spiritfarer e Jusant, ma ce n'è un fottio di roba non violenta lì fuori che diverte. Spirit T, bravo, c'è Spirit T. Non sto in cazzo con Ciro 93, ma con Lorenzo Mancosu, che ha fatto un articolo tremendo su multiplayer.it in cui dice: perché esistono solo videogiochi violenti? Quando invece non è così. Cioè, tu hai giocato
proprio in questo periodo storico, tu Assassin, che sei il più cafone di tutti, che sei, hai black humor, eppure tu sei il primo che ha adorato Spiritfarer e Jusant come me, che non sono videogiochi violenti. E il videogioco può essere divertente anche senza la violenza. Zeta, decidere se bannarti o meno.